All'appuntamento con l'informazione. Subito la cronaca: durante la notte tra domenica e lunedì un ordigno è esploso accanto alla casa di un maresciallo dei carabinieri, il comandante Corallo, della stazione di Santa Maria Navarrese. Il boato è stato udito dai vicini di casa intorno alle 3 di notte. Dalle indagini effettuate dai militari potrebbe essersi trattato di un gruppo di balordi. Ammonta a 6 milioni e mezzo di euro la cifra messa in campo dalla Regione nel bando pubblico di aiuti alle imprese in fase di avviamento e sviluppo. Piano Sulcis, area di intervento, incentivi, 23 i comuni interessati. Oltre 1 milione andrà all'industria sostenibile, 960 mila euro invece alle imprese del settore turistico, 750 mila euro per l'agroindustria. Queste sono solo alcune delle cifre. Con questo bando incentiviamo chi vuole dare vita alle iniziative nel Sulcis, ha spiegato l'assessore Paci, e allo stesso tempo sosteniamo le imprese più giovani. Si è celebrata in un clima disteso la festa della liberazione a Cagliari. Il corteo si è snodato per le vie del centro in maniera pacifica fino ad arrivare a Piazza del Carmine. Assente la contromanifestazione organizzata negli anni precedenti da persone vicine all'estrema destra. La 71esima festa della liberazione è stata caratterizzata dalla consegna di 7 medaglie al valore ai parenti dei partigiani che lottarono durante la resistenza. L'iniziativa è stata promossa dal Ministero per la Difesa. Presente anche un pensiero per Giulio Reggeni. Il palco è degli studenti e dei più giovani che portano avanti la memoria, ha detto il sindaco Massimo Zedda. Andiamo avanti.